Allora, inizio a registrare questo video nel momento in cui il mio collega Sandro Sabatini su Italia 1 ha rilanciato una indiscrezione su un bombazo che arriva dalla Spagna, super bomba di mercato, su una cosa che sembrava irreale e che dalla Spagna ritengono invece che sia reale. Ora, in questo momento è praticamente impossibile ottenere conferme e penso che difficilmente si avranno conferme durante la nottata e la serata. Quindi io ve la vendo così come è stata riportata sul Chiringuito, trasmissione spagnola che qualche volta ci ha azzeccato, ci aveva per esempio azzeccato sul trasferimento di Ronaldo alla Juventus. Si riporta che Ronaldo sta andando in direzione Paris Saint-Germain, ma per quale motivo? Beh, il motivo era quello che si paventava da tempo, prima ancora che il Paris Saint-Germain comprasse Messi, e cioè che Mbappé lascerebbe il posto libero per andare al Real Madrid, operazione da 120 milioni di euro. Un effetto domino, diciamo, piuttosto importante perché non sarebbe finita qui, naturalmente, ma il tutto si comporrebbe con l'arrivo alla Juve di Icardi. Ripeto, è impossibile in questo momento ottenere conferme, anche se paradossalmente queste trattative, possibili trattative monstre, sono più facili da smascherare di altre e più facili da portare a termine in breve tempo di altre, vedasi per esempio Locatelli. Quindi ve la sto vendendo così come sta arrivando, anche se a conti fatti è una cosa della quale si parlava da tempo, cioè che avrebbe potuto innescarsi questo giro Mbappé al Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo, scusate, Mbappé al Real Madrid, Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain, Icardi eventualmente alla Juve. Tutto faceva pensare che fosse una logica collegata o che prescindesse meglio da Messi, no? Una volta che il Paris Saint-Germain ha perfezionato l'acquisto di Messi, tutto questo sembrava caduto, anche perché mettere assieme Messi e Ronaldo, per quanto possa essere una cosa pazzescamente fantastica, è un'operazione molto difficile. Ti metti non due galli nel pollaio, ti metti due aquile nel pollaio, due aquile nel pollaio. Però evidentemente i limiti della proprietà del Paris Saint-Germain sono stati estesi. Ricordo che non ha attualmente grossi problemi di fair play finanziario. Certo è che poi devi fare posto anche a chi arriva, specialmente lì in attacco. Ed ecco che il tutto si perfezionerebbe con l'arrivo di Icardi. Innanzitutto vi chiedo se vi piacerebbe un'operazione di questo genere, se sareste d'accordo su un'operazione di questo genere, se volete il mio parere, credo che si fosse già capito da tempo, io dico sì, sarei favorevole, ripeto, stiamo parlando di ipotesi, però c'è questo rilancio. Io dico di sì, sarei favorevole, ma non, ve l'ho già spiegato mille volte. Io mi sono sempre battuto nella lotta a Ronaldo Messi in favore di Ronaldo ancora prima che arrivasse alla Juventus. Ci sono dei miei tweet del 2018, anzi del 2017 e 2018, che è stato l'ultimo anno di Ronaldo al Real Madrid, nel quale ho sempre preso, nei quali ho sempre preso posizione in favore di CR7 nei confronti di Messi. Quindi la mia opinione su Ronaldo non è assolutamente intaccata dal fatto che sia venuto a giocare in Italia e nella Juve. Sarei favorevole per le considerazioni che avevamo fatto a suo tempo, per il discorso relativo al progetto della nuova Juventus e insomma tutto quanto ci siamo detti in questo periodo. Quindi, ribadisco, ne sapremo forse di più domani mattina, ammesso che arrivi qualcosa di ulteriore. Rispetto a quanto annunciato dalla trasmissione del Chiringuito, si potrebbe perfezionare questo giro. Fatemi sapere nei vostri commenti, sono molto curioso
curioso di conoscere la vostra opinione su questa che sarebbe l'operazione del secolo. Lo avevamo già detto per l'arrivo di Messi al Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain farebbe il bis, sarebbe straordinario. Chi è che non guarda una partita del Paris Saint-Germain, ragazzi? Adesso diciamocelo chiaramente: che interesse attirerebbe su di sé la Ligue 1 e la Champions con Messi e Ronaldo a giocare assieme? Beh, insomma, sarebbe una cosa pazzescamente incredibile e fatemi dire calcisticamente fantastica. Però, ripeto, siamo ancora assolutamente nel campo delle ipotesi. Dicevo che questa comunque potrebbe essere un'alternativa molto più veloce di quella che coinvolge altri giocatori, perché probabilmente sono finiti gli incontri al vertice tra Sassuolo e Juventus, nel senso che le due parti ormai sanno cosa vogliono l'una dall'altra e si tratta di capire chi delle due fa il passettino più avanti. Ora, le ultime indiscrezioni, delle quali ho avuto anche qualche parziale conferma, dicono che la Juventus abbia fatto un ulteriore passo avanti sulla valutazione, cioè da più verso i 35 che verso i 30. Queste sono le indiscrezioni che ho avuto io. E poi c'è l'altra questione da risolvere relativa alle modalità prestito o obbligo di riscatto con o senza condizioni. A questo punto, se la Juve fa un passo avanti nella valutazione, ci sta che faccia un passo indietro il Sassuolo, magari accettando l'obbligo condizionato, l'obbligo con condizioni. Molto fa pensare che questa operazione possa andare a compimento a breve, poi non so se ci sarebbero i tempi tecnici per considerare Locatelli un giocatore della Juve già per la partita di Udine. Siamo a lunedì mentre stiamo parlando, la partita di Udine è domenica. Dovrebbe perfezionarsi al massimo entro 48 ore l'operazione, dopodiché Allegri potrebbe anche averlo a disposizione. Ma non sono qui a parlare di un quasi annuncio, sia chiaro, le parti si sentivano ancora questa sera o probabilmente anche domani mattina, probabilmente anche domani mattina. Però, insomma, ripeto, massimo 48 ore per averlo eventualmente disponibile. Discorso diverso riguarda Pjanic, lo so che ormai parliamo sempre degli stessi, ragazzi. Discorso diverso riguarda Pjanic, lì c'è più, come dire, tempo, nel senso che è un'operazione che si può perfezionare proprio in chiusura di calciomercato, tutte le condizioni ci sono, a parte quella del Barcellona che dovrebbe partecipare al pagamento dell'ingaggio nell'ordine di una percentuale del 20% degli 8 milioni e mezzo presi da Pjanic fino adesso. Il 20% di 8 milioni e mezzo, no, non ci voglio neanche di calcolarlo, però mi accontenterei, ecco, diciamo che mi accontenterei del 20% di 8 milioni e mezzo l'anno, netti, netti, ok. L'altro nome che circola sempre, l'altro nome che riempie le cronache della Juve è quello di Paulo Dybala. È un bel rebus anche questo, eh. Io sono, non dico sicuro perché le sicurezze al 100% non le ha nessuno, ma sono decisamente orientato nel pensare che la trattativa vada a buon fine, che i milioni richiesti da lui non siano né 13 né 14, ma siano decisamente meno. Si tratta di ragionare sulla base e sui bonus, ok? La Juve propone di arrivare a 10 con i bonus. Dybala gradirebbe partire da 10 e andare un po' più avanti con i bonus, ok? Quindi arrivare attorno agli 11 e mezzo, 12 con i bonus. Questa è la situazione. Poi c'è volontà da una parte, volontà dall'altra. E qui, ragazzi, io non so più cosa devo aggiungere a questo discorso. Ritorno in chiusura sulla possibilità che ho illustrato all'inizio del mio video, invitandovi ancora a farmi sapere se vi piacerebbe avere Icardi alla Juventus.
al posto di Cristiano Ronaldo, perché poi in soldoni, e sono soldoni, ma molti soldoni, l'operazione sarebbe questa qua. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi a quello di mio figlio, c'è un video nuovo che abbiamo registrato in spiaggia qualche giorno fa, quindi andatevelo a vedere, una bella challenge tra me e lui, non vi dico chi ha vinto, e seguitemi sui social e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.